What's going on, my niggas? What's going on? Senza filtri questo, anzi. Facciamo veramente senza filtri, ragazzi. Senza filtri totalmente. Tanto devo salvare questo, è 01. Save current settings. Chiamiamolo 26, questo è il mio numero preferito. Abbiamo salvato. E in pratica adesso io ti do Marcel Minga senza filtri, tiè. Just like that. Niente composizione, niente, ecco il suo, il barbone così com'è. Lì c'è un cuscino adattato a... C'è, lì c'è il letto, c'è. E adesso ci mangiamo l'arancio. Oh, fa bene, non fa bene. Fa bene, non fa bene. Ma lo sappiamo. Allora, Emilio ha fatto un video dove... Ah, non dovrei nominarlo. Oh. Io mi pulisco con la buccia d'arancio. Perché non metto la carta in faccia io. La buccia d'arancio, pulisco. Allora, perché l'uomo è così confuso? Perché l'uomo è l'unica bestia che deve sentire l'esperto per vivere? Deve sentire il prete come vivere? Deve sentire il nutrizionista come vivere? Eh? Come mai? Come mai questo caso di casino? Io penso... E noi siamo confusi perché siamo stati presi e messi in cattività. Ah, vedo che il cazzo di... fa come cazzo di fare lui? Il focus. Focus, io chiudo un po' gli occhi così, manual, così non caga il cazzo. Voi vedete se caga il cazzo ancora. Capito, noi siamo... Dio è un concetto del rettile, assolutamente, sono arrivato a questa conclusione. Punto. Cioè, cosa succede? Quando tu hai preso questa bestia che cacciava e faceva le cose da sé, l'hai messo in un ambiente in cattività, quello si trova totalmente in un ambiente non naturale, ok? Questa bestia, l'uomo. E quindi è come se hai un bambino e gli devi mettere in qualche modo il software in testa. Ma c'è un software così sia funzionale in questa gabbia. E quindi metti Dio, perché in questo modo non litiga con l'altra pecora, altri prigionieri. Non fa il matto e si ribella, eccetera, eccetera. Porgi l'altra guancia. Ma è a fuoco. Più o meno. E questo è. Ma noi, quando eravamo liberi nella natura, non c'era bisogno dell'esperto che mi dica lo posso mangiare questo arancio. Questo arancio probabilmente c'è. Perché noi, perché gli uomini oggi, tutti gli uomini, soffrono di prostata, ragazzi. Per non parlare delle migliaia di altre malattie che abbiamo di default proprio. È normale questa cosa? Io non so chi cazzo ci ha creati, ma non penso che ci ha creati così difettosi. Lo siamo diventati perché siamo in una cazzo di prigione. Mangiamo male, ci cascano i denti, siamo tutti i denti a pezzi, dobbiamo avvelenarci perché devi andare dal dentista che ti aggiusta il dente e poi ti avvelena, eccetera, eccetera, con le peggio schifezze. E perché c'è la pressione sociale ad essere sempre belli perfetti, eh? Mica se manca un dente, che cazzo, non ti vergogni. Il che è brutto, ragazzi, la bruttezza è brutta. La bruttosità è brutta. Ma noi non, secondo me, noi non siamo stati fatti per essere brutti, ragazzi, per avere problemi di salute. Ce li abbiamo perché viviamo in una cazzo di prigione. Io la vedo così. Io non so chi cazzo ci ha creati, e per me è un mistero anche per il rettile chi cazzo ci ha creati qua.
Sicuramente il rettile sa più di noi, molte cose più di noi. Ma alla fine loro sono stronzi che cacano come cacchiamo noi, eccetera, eccetera. Semplicemente ci tengono in una cazzo di ignoranza assurda proprio. E grazie a questa ignoranza noi brancoliamo proprio nel buio più totale. Non sappiamo come cazzo mangiare, non sappiamo cosa cazzo come cagare, non sappiamo come cazzo dobbiamo comportarci. Niente, non sappiamo un cazzo, eppure le altre bestie nascono, sono già efficienti, funzionano, sanno quello che cazzo devono fare, eccetera, eccetera. Noi siamo quelli confusi. E guarda caso siamo in cattività. Ora, la questione di Dio, l'ho già detto, secondo me io l'unico Dio che vedo è il cazzo del rettile. Io quello vedo che ha potere di vita, di morte su di me e su di noi tutti quanti. Lui è Dio, qua. I più furbi, ripeto, secondo me sono stati i più furbi che si sono messi insieme, hanno capito che possono magnare alle spalle degli altri stronzi e hanno creato tutti i software che noi mettiamo in testa, tutte le religioni, così stiamo buoni in questa cazzo di prigione qua. Tutte le confusioni che abbiamo su come cazzo dobbiamo mangiare, qui in questa gabbia tu non potrai mai mangiare bene. In natura questo cazzo d'arancio può darsi che manco esisteva. O se il rettile non avesse, che secondo me hanno anche reso la natura impossibile, o, cioè modificando il clima, eccetera, e rendono o hanno conoscenza per far sparire totalmente certe specie, per dire, hanno questa conoscenza senza problemi. Noi mangiamo in modo distruttivo, purtroppo, qualsiasi cazzo sia. Sì, magari puoi mangiare il meno peggio lì al supermercato, ma è tutta merda. Quindi c'ha ragione cosa? Noi dobbiamo tornare ad Apis. Ma quale cazzo di Apis? Questa cazzo di terra. Se l'uomo si ribella da chi lo tiene in questa cazzo di gabbia e si libera, e si fa dire, va lì dal rettile, lo prende per le orecchie. Che cazzo hai fatto? Racconta un po' tutto lo schifo che hai fatto, testa di cazzo, con la orecchia, gli aschi, asci, che cazzo hai fatto? Cosa hai fatto? Cos'è questo? Perché noi ci ammaliamo tutti? Testa di cazzo, gli aschi, asci, con gli orecchi, al rettile. Beh, che cazzo? Hai detto tutto, non mi sembra. Gli aschi, asci, orecchie, ancora di più. Che, visto che eravamo in tema di così sognare, no? Di illuderci, immaginiamo di prendere prima o poi il rettile, gli aschi, asci. Però, secondo me, il rettile siamo noi qua, cioè, secondo me, è quella la cosa che, il dubbio che ti viene, non è che alla fine noi torneremo comunque in questa cazzo di stato qua, perché io penso che l'uomo, cioè noi ci odiamo, siamo disfunzionali nello stato in cui stiamo perché siamo dei cazzo di prigionieri, cioè noi ci comportiamo in maniera innaturale, secondo me. E, cioè, ragazzi, io molte cose, siccome sono cose che, vabbè, bene o male ho detto, però, siccome non puoi anche parlare, diciamo, dell'assurdità che è la vita, perché magari offenderesti delle persone, no? Ecco, io penso che queste persone nella nostra società sono distruttive, sono stupide e fanno quel che fanno. Sarebbe bello poter fare esempi, ragazzi, perché sarebbe perfetto, ma di gente disfunzionale, totalmente fottuto di testa, ce l'abbiamo tutti, lo sappiamo come cazzo sono fatti, cioè. Ecco, secondo me questa gente è fottuta di cervello, come è fottuto di cervello uno che sta chiuso in carcere a vita, senza nessun cazzo di speranza di uscire mai da quella merda, e sa che questo sarà il tutto, sempre, ci sarà solo questo. Arrivano al punto, sono talmente impotenti, eccetera, che arriveranno al punto che crederanno le peggio minchiate,
arriveranno al punto dove crederanno che una roba gli farà bene e li salverà dalla morte. Cioè, a quel punto, cioè, basta, di che cazzo dobbiamo parlare? Distruggiamo un po' il corpo col cibo del rettile qua. Questa, secondo me, Dio te l'ha messo in testa al rettile così tu stai buono, e lui ti incula intanto. Non ti può mettere al culo. Tu dirai, ma cazzo, ma ce l'ha una funzione? Perché altrimenti ci ammazzeremo, che cazzo di vita sarebbe? Secondo me, loro ci vogliono far credere che la gente che è libera, tipo in tribù di sto cazzo, sempre se non credo che ci sia gente libera ancora, nel Papua Nuova Guinea c'è questa tribù, loro si ammazzerebbero a caso, ma per fortuna noi abbiamo esportato la democrazia, quello che facciamo oggi, abbiamo esportato invece Dio caso, gli abbiamo esportato la civiltà, altrimenti noi saremmo delle bestie. Ah sì? Ah sì? Chi cazzo te lo dice? Hai visto i documentari di Super Quark? Eh? Testa di cazzo? Le cazzo di bestie sanno come cazzo comportasse? E noi no. E poi se anche fosse che noi ammazziamo e ti rimaniamo vivo, qual è il cazzo di problema? Qual è il cazzo di problema? Chi è forte e sveglio sopravvive. Chi è morto e coglione diventa cibo. Questo è come sono state fatte le regole in questo videogioco in cui stiamo. Punto. Ti sta bene? Ti sta bene questo schifo qua? Questa fogna qua ti sta bene? Tu puoi lavorare solo per quello che dice lui. Ti sta bene questo schifo? Ovviamente la maggior parte che vede dice: certo, mi sta benissimo. Caso, io non so zappare la terra. A parte che anche zappare la terra, secondo me, già entra nella roba del rettile. L'agricoltura è già rettile, secondo Hunter e gather, motherfucker. Nothing more, nothing less. Così la vedo così. Perché lui ovviamente Emidio è finalmente uscito un po' dall'ipnosi per il momento, perché ovviamente fra il video prossimo ci scaccerà tutti in nome di Cristo, ma per il momento è come se capisce che sì, Dio ha una funzione in questa società per funzionare nella società, altrimenti non ci ammazzeremo. Ma è una cosa che ci ha dato il rettile questo. Cioè, come cazzo è possibile avere, l'ho detto anche in altri video, avere una cazzo di religione che ti dice in un'età dove il rettile non ti fa vivere, porca troia, se non fai come cazzo dice lui, cioè se non lavori i lavori che vuole lui. Se non tuo figlio te lo prende, te lo inietta, te lo programma con tagliare piselli e mettere tette finte, scopare già all'età piccola. Se tu non fai questo, lui te lo prende e a te ti mette dentro. Allora, in una società del genere,
dove io non posso piantare qualcosa e venderlo, il mio cazzo di orto, perché lui mi prende la orecchia e mi porta dentro. In questo cazzo di schifo, tu te metti a pensare dei 10 cazzo dei comandamenti quando lui ti incula, lui che va in chiesa, il rettile che va in chiesa, che fa tutto il preciso, lui che ti ha fatto quello che ti ha fatto il 2020, lui che ammazza, che fa, tu te metti a avere una cazzo di software in testa con un cazzo di predatore che te incula ogni cazzo di secondo della tua vita? Tu ti metti questa cazzo di software in testa? Quanto cazzo devi essere stupido per credere a quella roba? Ovviamente la gente lo accetta perché è come se una gallina, così come è adesso, la butti in natura, non saprebbe sopravvivere, verrebbe sbranata dal falco, per dire, no? Ho detto senza filtri, ragazzi. Quindi, questo è. Sarebbe bello se, ovviamente, però, siccome siamo anche stupidi, purtroppo, argomentare, fare video dove parliamo di queste cose, no? Alla fine, finisce, questi video si fanno, si buttano nel niente, così. La gente ti ha guardato col popcorn, si è fatto due risate, non so, vabbè. E continua tutto come sempre. Bene, secondo me ai medio manca l'ultimo step, cioè capire che anche questo cazzo di Dio è un'invenzione del rettile. Quindi non avere paura quando dici, ma Dio cosa vuole? Non arriva allo step proprio finale, che è qui un mistero per tutti, anche per rettile. È un cazzo di videogame. Non ha senso, nessuno sa un cazzo. Ci sono stati per migliaia di anni test molto più pensanti di noi che si sono spremuti e nessuno sa un cazzo qua. Il più intelligente ne sa quanto il cazzo di contadino che sa un cazzo. Nessuno sa un cazzo qua. Se uscisse fuori qualcosa lo sapremmo. Uscirebbe e lo verrai a sapere. Quindi l'unica certezza che c'è qua è che c'è una persona molto potente, ecco, quello è Dio, il rettile, cazzo, quello che gestisce la tua vita, quello che ti ha chiuso in casa nel 2020, quello che se tu vo volessi adesso partire a piedi, andare dove cazzo ti pare a te, lui a un certo punto ti verrà e ti prenderà per la orecchia. Io stavo in un cazzo di cammino, porca troia, ho lasciato il Lazio e quello stronzo mi ha preso, mi ha detto tu se non te ne vai dall'Abruzzo, perché era il coglione, no? Ma poi voi pensate che... Quindi immaginate, già solo passare la tua cazzo di regione, a parte che non hai visto quando cazzo ti fermano, ti fanno quelle domande stupide, cioè tu stai per cazzi tua, no? Sei uscito per cazzi tua, anche in macchina magari, no? Ti fermano e dici, dove stai andando? Ma che cazzo vuoi? Chi cazzo vuoi? Che poi se ti fanno quelle domande stupide, no? Perché tu... Cioè, se stai lì perché loro ti devono fare questa cazzo di domanda stupida, perché c'è questo teatro, cazzo, perché il terrorista lo fanno loro stessi, no? Però siccome devono farti sentire questa oppressione sempre di più, fanno queste domande su dove stai andando? Ma testa di cazzo, ma se io stessi facendo qualcosa, avessi intenzione di fare qualcosa di brutto, te lo vengo a dire a te, testa di cazzo? Eh? Testa da cazzo, e no, e devi fare quel teatro dove gli succhi il cazzo e gli dici, no, niente praticamente. Questo siamo noi, il cazzo di succhi a palle. Questo. Cioè, in questo schifo qua, cioè che tu non puoi fare un cazzo, anche se esci per cazzi tua, in un posto che dicono che è libero, ti cagano il cazzo. Io quando facevo i cazzo di cammini, anche quando non c'era il coglione, io. Quando avevo l'alternativa tra asfaltata e magari il bosco, io sceglievo il bosco perché se sapevo che se stavo nell'asfaltata, il cazzo di cagnolino del rettile in divisa ti viene, ti ferma e ti può cagare il cazzo. Sì, me l'hanno fatto diverse volte e mi cagano il cazzo. Dove stai andando? Cioè, a me solo l'idea che qualcuno mi chiede che cazzo sto a fare, con quell'arroganza, e per evitare che magari non mi frena, magari
come è già successo, non gli do i documenti per dire, preferisco evitare, no? Ma voglio dire, ma se la gente non capisce in che cazzo di schifo ci troviamo, per dire, di che cazzo vogliamo parlare ancora? Bene, ragazzi, piccolo sfogo, anch'io mi devo sfogare, anch'io sono un cazzo di detenuto come voi. Chiudiamo qua.